Sì, vi dico a tutti quanti. Allora, parliamo prima della partita di ieri. La partita di ieri, poi vi do queste notizie che so io di calciomercato per qua inerenti alla Roma. Allora, ragazzi, la partita di ieri. Allora, innanzitutto vi invito, no, perché potevamo stare a 2 punti da Napoli, a 3 punti da cosa. È un pazzo, a me di quello non me ne frega un cazzo, perché a me della classifica non interessa. Purtroppo a chi mi dice a me scendi dal carro, sali dal carro, scendi dal carro e sali dal carro, adesso è sempre equilibrato e sta sempre sul carro, ma equilibrato non sta né a fa il cesarone deficiente e né il io rimango così. Uguale, e vi dico le cose come stanno, non a prendervi per il culo. Allora, per quanto riguarda il punto di ieri, a me non mi interessa del pareggio di ieri perché è un punto. Non mi interessa perché la classifica non la guardavo prima, non la guardo oggi e non la guardo domani. Pure perché Mourinho, i Friedkin, Thiago Pinto. Tutta quanta la Roma ci ha chiesto tempo, ci vuole tempo, del quanto è tempo, tutto quanto. Perciò, se si mettiamo a guardare subito la classifica, io credo che non rispecchi la questione tempo. Un'altra cosa invece che non rispecchia il tempo è non vedere la crescita della squadra, perché, ripeto, ci sono punti e punti, ci sono vittorie e vittorie. Purtroppo io sono una persona invece in confronto a voi sempre coerente, perché io in tante sconfitte non ho ammazzato la Roma stanno, non ho esaltato la Roma in tante vittorie che secondo me non erano vittorie che potevano farti crescere. E ieri è un punto che mi fa rodere il culo, non per il pareggio, per il punto, perché la Roma non ha fatto una bella prestazione. E quando sento no, perché la Roma era stanca, ragazzi, come fa a essere la Roma stanca? Allora, innanzitutto ricordiamo che ormai si gioca 3 giorni, tutte quante. C'è stata chi ha fatto la Champions e non ha potuto fare turnover, non ha fatto la Conference e non ha fatto turnover. C'è un giocatore in campo, vedo fare i nomi, entrati da poco dei infortuni, perciò non è che erano stanchi le partite in partite. Domenica aveva giocato la Sampdoria, che c'è una rosa dei de pensionati. E mezzo dei pensionati e un quarto dei giocatori mediocri, l'unico Colli che dicevamo anche qui in diretta con Samuel, molto sottovalutato, bel difensore veramente Colli. Per quanto riguarda la partita, e purtroppo c'è una strategia chiara, perché se uno purtroppo se uno vede il calcio a tutto tondo, non guarda solo quando c'è la palla, ma quando guarda la squadra pure quando non c'è il pallone. Ieri vedevate, come al solito, nelle ultime partite in casa, una Roma che prendeva, allora la Sampdoria prendeva palla, girava fra i centrali e la Roma correva all'indietro e si schierava tutta la linea del centrocampo. Aspettava che la Sampdoria andava avanti per poi magari aggredirla nella propria metà campo per fargli il contropiede. Però quello che dico io, ma non è che questa è una critica, ma faccio come voi, faccio i sondaggi, metto Fonseca, perché Fonseca, io non nomino proprio, io voglio Mourinho qui, però devo dire partite come stanno. A Bergamo quella strategia è ultra perfetta, perché l'Atalanta ti viene addosso, pressa alta, difesa alta. Tu ti difendi, occupi tutti gli spazi belli davanti l'area di rigore, pressi, rubi palla e parti in contropiede dove loro ti lasciano campo. La Sampdoria di D'Aversa, che vi dicevo prima della partita, è Minestraro, non puoi fare la stessa partita, soprattutto perché sta in casa con 50.000 spettatori. Io credo che non è un tifoso che sento, non è, anche io sono stato allo stadio, che mi dicano a lei. Io vado a vedere a Roma, vedo l'ora che finisce la partita perché mi rompo il cazzo. Allora, non è giusto questo, perché se io gioco contro la Sampdoria dei Gabbiadini, dei Quagliarella 39 anni, dei Candreva 35, dei Caputo,
In casa la Roma di Mourinho con 50.000 spettatori e 91 milioni spesi sul mercato, uno si immagina di fare una partita al primo tempo subito, de dai addosso, no? Aspetta, poi il secondo tempo, quando abbiamo visto che non la sbloccavamo con la giocata, col calcio da fermo, col calcio d'angolo, perché ve l'avevo descritta la partita, Roma c'ha due opportunità. O fa la partita attendista dove trovava magari il golletto, la situazione, il calcio d'angolo, la punizione, tutto quanto, poi si rimetteva dietro e magari ricolpiva in contropiede che la Sampdoria doveva uscire. Oppure si andava a prendere la partita. Con Samuel mi ha detto: io mi andrei a prendere la partita. Io dicevo: io mi andrei a prendere la partita, nel senso andrei a pressare gli arti. Perché una volta ti dice bene col Torino che la prima palla al centravanti da boom. Te butta dentro, quelli se mangiano 4-5 gol davanti alla porta e te dice bene, non subisci gol e vinci 1-0. Ma so tutte così le partite, perché poi può succedere che tu, anche se vai in vantaggio, che poi ricordiamo loro hanno preso anche un palo interno su una carambola, fanno gol 1-1. Quella è il tipo di partita che la Roma poi o la perde o la vince o la pareggia, perché qua mi dovete capire, a me non me ne frega niente del risultato, è la mentalità. È il coraggio che voglio vedere dalla mia squadra con 50.000 spettatori. Tu, il primo tempo, devi andare a chiudere la Sampdoria dentro l'aria. Devi proprio pure prendere il contropiede. Non mi interessa, ma la devi pressare. Devi arrivare, devi fare le sovrapposizioni. Devi andare invece, primo tempo, tutti dietro. Poi palla a Zaniolo e speriamo che si inventa qualcosa. No, non è così. Dobbiamo occupargli tutta la metà campo, noi essere aggressivi. Ma lo sai perché vi dico non c'entra niente la stanchezza, ragazzi? Perché se era stanchezza, non c'era quell'atteggiamento. L'atteggiamento della Roma è quello col Torino, col Milan, con l'Inter, che è l'atteggiamento palla ai loro difensori centrali che fanno il giro palla e tutti corsetta all'indietro. Per prepararsi davanti all'area di rigore. Ma ci sono partite che non si possono fare così, perché la Sampdoria, chi lo conosce, tu non puoi fare una partita del genere che la Sampdoria. Che poi Mourinho tu mi dici: no, abbiamo giocato male, meritiamo di vincere. C'è qualche cosa che non torna, perché o meritavamo di vincere o stavamo a giocare male, e non lo so, non c'entra. La Roma al secondo tempo, poi Mourinho mette 4-5 punte, roba che io vi dico la verità, non mi piace, non mi piace, non mi piace, nel senso che secondo me la squadra deve essere comunque sempre logica. Non è che stiamo a perdere 2-0 l'ultimo quarto d'ora, devo mettere 4 punte, abbiamo messo Sharawi, Felix, poi abbiamo preso prima Felix e poi Shomurodov, un'altra follia secondo me, mettiamo Shomurodov, vabbè. Ma non c'è una logica. Io dico, porca miseria, porca miseria. Allora, la tattica con l'Atalanta, perfetta, chapeau, siamo battuto tutti le mani a Mourinho perché è giusto così. Ieri però è evidente, come in altre partite, dove io non posso vedere la Roma giocare con questa paura, con non avere coraggio. E a me non mi dite no, però Cristante quello, quella è vero, cioè, Cristante è normale, ci vuole il regista più forte di Cristante, ci vorrà un terzino diverso più forte di Castro, poi ci vorrà Spinazzola più forte di Vigna, ma non è quello, è l'atteggiamento che è mancato ieri, è l'atteggiamento. E io ripeto, perché poi se no mi rompete il cazzo, io che sto con Mourinho e voglio che rimane 3 anni, fa mercato, però devo giudicare una partita, lo devo dire. Perché non può andare manco tu, ma manco poi sempre di che va tutto bene quando non va bene. E cose bisogna dirle. Come stanno? E basta vedere la Roma a casa che gioca con sta paura. E prima partita non era così, comunque non facevamo il calcio champagne, ma non manco se mettevamo sempre così. Lo dallo stadio si vede proprio perfetto, ma anche in televisione chi c'ha occhio non guarda solo dove sta il pallone. Vedi la Roma che scappa sempre indietro. Quelli se li vai a pressare come il secondo tempo, infatti devi stare a Roma, il secondo tempo alzato il baricentro comunque, perché hanno cominciato a pensare io qui devo far gol, però più i minuti passano, meno tempo c'è e te può succedere che Felix se mangia il gol, quello che... Allora, quell'atteggiamento tu dal primo minuto ce lo devi avere, senza paura di Caputo, Gabbiadini, di Candela, ma se parte la partita sti cazzi! Fa parte del tempo, tanto vedi, tanto pure così, non è detto che, come vi dicevo io, che se tu fai la partita così vinci sempre, non è vero.
Non è vero, andiamo a prendere questa partita con coraggio, andiamo, andiamo, siamo a Roma, a casa, 45.000 spettatori, Mourinho, apprezzamoli arte, andiamo subito a fare gol. Io mi ricordo prima di Roma, porca miseria, in casa quando uscivamo, le prime mezz'ora, il quarto 30 minuti, e ci ancicavamo le squadre, oh. E ora abbiamo messo a casa Sampdoria, dei scappati di casa, me lo mette tutti là, con Falcone, Borsa, vabbè, non mi fa, se no, dai! Non è giusto, no? La gente viene allo stadio, paga il biglietto, tutto quanto, viene là, pure per vedersi una partita giocata, cavolo. E cavolo, giochiamo se sta partita. Io capisco, che Atalanta era giusto così, perché Atalanta se giocavi in un altro modo la perdevi. Così va bene, in altre partite va bene. Però che a Sampdoria, che sa che quelli non gli frega niente, il punto, loro volevano il punto, non gli fregava niente del giocare la partita. Allora che cazzarola te metti dietro questo atteggiamento? Ma che ci frega? Ma la potremmo pure perdere, Mourinho? Perché io dico, secondo me il problema, sai qual è? Che Mourinho è stato sempre abituato ai giocatori fuori classe. Allora, quando che succede? Col giocatore fuori classe, una palla arriva, buco. E non fanno l'errore magari difensivo, magari poi l'errore sul cross, l'errore sul cross, alla fine vedi pure il gioco e comunque porti a casa la partita anche con un atteggiamento del genere. Ma la Roma, che c'ha tutti i campioni, c'ha bisogno anche di giocare, di avere coraggio, di avere coraggio, essere propositiva, di essere aggressiva. E perché, porca miseria, la Sampdoria, la squadra, era ieri. Faceva il primo tempo, guarda, il primo tempo è stato imbarazzante, giravano palla e a Roma, ta, 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 ta. E quelli non attaccavano e a Roma non attaccava, cioè, certo, stavano, ma non si può accettare una cosa del genere. Io spero, siccome questa è una cazzata, non è che ci vuole uno scienziato, perché stiamo a parlare, no, dei fatti, è una questione solo di atteggiamento. Io spero che Mourinho nelle prossime partite ci faccia vedere un atteggiamento più propositivo, perché questa è una strategia evidente, usata anche in altre partite. In una ti ha detto bene Cortorino, con Spezia pure, diciamo, ti ha detto, diciamo, con Spezia. Poi ci sono state altre partite, con l'Inter ha fatto una figuraccia, con Milan uguale, e adesso con la Sampdoria non hai fatto un'altra bella partita, ma non parlo di vincere, ma parlo proprio di bella partita. Di bella partita. A me mi interessa quello, mi interessa che la squadra giochi senza paura, fiducia, si mette là. Poi se possono perdere partite, ragazzi, tanto sa, non è che dovevamo vincere lo scudetto, al massimo dovevamo lottare per la Champions League, ci riusciamo così, bene, ci riusciamo, va bene uguale, però intanto dobbiamo cominciare a crescere, a vedere qualcosa. Qui famo una partita a Bergamo dove pareva che era cambiato qualche cosa, anche se l'atteggiamento, a Roma ha giocato bassa come ieri, però là c'è un motivo, Atalanta tanto va sempre avanti, giustamente gli rubi la palla nella tua metà campo, riparti, Zaniolo, Abra, loro sono aperti e vai a fare gol. Ieri con la Sampdoria hanno un atteggiamento che non paga, ecco perché ripeto, io non credo alla stanchezza e l'alibi da stanchezza, non lo do, perché se io vedevo la Roma in avanti e poi per la partita potevo dire questo. Vedere la Roma non giocare l'altra volta al primo tempo, mettersi là, aspettare la Sampdoria, non dico che la Roma era stanca, per me non è così. Conosco un po' il calcio, non è così. Ripeto, non è così, è una questione di atteggiamento. Ieri la potevi vincere anche così, perché Mourinho ci ha provato, nel senso, magari primo tempo, poi il secondo tempo la sblocchi, una punizione, calcia, Abraham poteva segnare il primo tempo, cioè l'avevi sbloccata, ti mettevi là e non prendevi gol. La partita l'hai sbloccata, però nel calcio non puoi costruire tre o quattro palle gol e far sì sempre che vinci una partita, perché una volta magari fai quattro palle e quattro gol, una volta poi fa pure un gol su quattro azioni, quelli ti vengono avanti due volte hanno preso un palo e un gol e te sei attaccato al cazzo. Una squadra come a Roma che gioca in casa davanti a 50.000 spettatori con la Sampdoria, tu devi almeno costruire 7, 8, 10 palle gol, 15, 12 palle gol, è quello che devi fare. Poi se può perdere e pareggiare la partita.
E questa è stata la partita, però non succede niente per quanto riguarda la classifica, quello, la lasciate per la classifica, non la guardate mai retta, non si guarda la classifica né nel bene né nel male, perché è fatta a scale, mo c'è due partite, tutto a Milan, Juve, può essere pure che a Roma va a Milano e va a vincere, può essere che a Torino vince, vedete, no, ci stanno certe follie, ormai in Serie A, o Spezia batte Napoli, a Roma e vince a Bergamo, poi pareggia a Sampdoria, perciò può succedere tutto, dobbiamo avere fiducia, coraggio. E recupereremo Pellegrini, recupereremo qualche giocatore. Ci sarà il calciomercato. Poi, per quanto riguarda il calciomercato, io ragazzi, tutti quanti ci danno. Senti, siti, giornali, pagine, quello e l'altro. È fatto. A Roma ha preso Grealish. A Roma ha preso Grealish. Che senti così, a Roma ha preso Grealish. Io, ragazzi, vi dico la verità, io non so nulla, non metterei la mano sul fuoco che la Roma ha preso Grealish, perché non so nulla, però non metterei la mano sul fuoco che tutta questa sicurezza che c'hanno tutti in giro che la Roma ha preso Grealish. Non so chi prenderà a centrocampo la Roma, ve l'ho detto, no?